Thank you.
Ma salve a tutti, buonasera, ben arrivati qui da Old Roxy Palude, Shata Sein, buonasera e ben arrivati. C'è troppa roba a schermo, togli. E ciao Jim! Eccolo, dovremmo esserci. Eccoci! Caricamento! Non mi ricordo che stavo facendo. Eravamo arrivati all'undicesimo giorno. Il che... Ciao, via aerea! Il che ci aiuta molto. Ok. Lei aveva aiutato la vicina a sbarrare. Lui è ancora ferito, mettiamogli la benda. Lei sarà Ezio, ovviamente, molto stanca. Lui è stanco. Lui pure è stanco, deve andare a letto. Allora, che possiamo fare? Possiamo creare qualcosa? Possiamo creare qualcosa? Il laboratorio delle erbe. Non lo so se mi serve. Questa è comoda. Possibile che non posso fare la pistola? Cavolo, mi serve uno di parti di arma. Niente, posso fare un altro letto? Posso fare una poltrona. Per il letto... niente, me ne servono due. Chat, non stiamo messi bene. Non stiamo messi bene. Ha fame triste, molto stanca. Ha fame ferito, triste. Molto stanco. No. Lui fa la guardia, lei dorme e tu devi rovistare. Andiamo a vedere al piccolo caseggiato. Portiamo il nostro fidato coltello e andiamo. Ciao Saz! Ciao Cesa, buonasera. Voci sui banditi? Non mi sembra di vedere nessuno.
Ma no, sei tu che mi fai i puntini di sospensione. Non sono io, sei tu. E sembra che fai... Buonasera, Mal. Ciao, Old. Buonasera. Ah. Streamer mi mette agita. Ma no, ma tu mi fai. Ciao Mal, buonasera. E io. Ok. Ok. No, non è andata molto bene, chat. Però abbiamo trovato il fucile, 16 proiettili. Vabbè, prendiamo tutto. Ma non lo posso... Ok, equipaggia. Ok, perfetto. Ah. Ciao case, speriamo. È veramente bello Apollo. È veramente figo. Ah. C'è solo un problema, che non sto messo molto bene. Cioè, sono ferito, però devo tro assolutamente trovare del cibo stasera, chat. Devo assolutamente trovare del cibo. Infatti zoppica. Ah. Ho tentato di accoltellarlo alle spalle, quello. Pensavo di ucciderlo sul colpo, invece non ci sono riuscito. Il problema è che sembrano essere... Cavolo, là c'è il frigo. Quello sta dormendo. Cosa è successo? Oh cavolo. Ok. Vabbè, dai. Sembra essere andata bene. E che cavolo! Ma nessuno di loro aveva nulla. Cioè, sul serio? Nessuno aveva nulla. Ciao player, buonasera. Ah.
Una brutta situazione, player. Una brutta situazione. Ok, allora posiamo questa, posiamo questo, prendiamo questi e prendiamo questi. Direi poi che possiamo uscire. Ah, oh, c'è altro cibo. Cos'è? Chicchi di caffè? Quelle non le posso prendere, però mi servono. L'acqua la posso creare. L'acqua la posso creare. Ah, devo uscire, si sta facendo giorno. Ok. Ce l'abbiamo fatta, forse. Mi hanno portato un po' di cibo, forse, chat. Lui è diventato un serial killer, ragazzi. Cioè, va in giro a coltellare gente. Ok. Lui come sta? Ferito, affame, affranto, molto stanco. Ok. No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Fermo, fermo, fermo. Devi cucinare. Cioè. Sono giorni che non mangio, lo so. Mi servono 4 legna per potenziare la cucina. Allora. Posso... Dobbiamo fare la legna. Ok, mettiamo... Ok. Uff! Ah sì, l'ho fatto via aerea, grazie. Ok. Oh, ora cuciniamo. Ah, mancano queste. Ne posso far solo due? Ah, perché manca l'acqua. Quale preferisci dei due? Tra cosa? Buonasera, nome facile da leggere. Dove va? Dove vai? Dove vai? Bruno, mangia. Bruno, ma non ho il filtro. Oh, mio Dio. Pable no, non si muove? Pable ha deciso che deve restare qua. Cioè.
Ah, no, preferisco questo. L'altro è carino, ma questo è molto più dettagliato, molto più curato. Ciao Kuma, buonasera. Pable. Ah, forse gli devo parlare. Cioè, non so. Allora, no, mi sa che me ne serve un altro. Mi era comparso il fumettino sopra. Forse aspetta che qualcuno parli con lui. Che cosa? Ma a posto? Niente, lei si mangia una scatoletta. Niente, Pable, no. Cioè no, non si muove proprio. Cioè non posso usarlo per far nulla. No, non mi fa far niente con Pable, ragazzi. Ma non posso proprio. Sì, ho capito che è depresso, però. Non lo fa proprio muovere. Cioè, no, ci clicco, non posso fargli fare nulla, non lo posso mandare da nessuna parte. No! No! Gli ho parlato, Cesa, ma non. Ma è quello che sto facendo adesso, ma. Però Spunk è veramente figo, via aerea. Però Spunk è veramente, veramente figo. Abbiamo giocato anche il DLC. Prima o poi ci rifaremo un'altra partita. Niente, lui sta proprio così. Vabbè, io devo creare però delle armi, cioè. No! Cavolo, allora. Stanco, mo molto stanco, dormi a letto. Fai la guardia, tu rovista. E andiamo al piccolo caseggiato che dovrebbe essere vuoto. Però per sicurezza. Ok, per sicurezza, ragazzi. Portiamo il fucile. Le munizioni. E il coltello. Ciao Arlen! Per adesso sì. Per adesso sì, ma anche. Ma sono 2 sere che fa così, ragazzi. Cioè,
verso le 10 di solito iniziano ad esserci un po' di problemi. Speriamo che questa sera non ce ne siano. Speriamo. Ok, dobbiamo andare a vedere sopra. No, vabbè, ogni tanto capita quando magari è troppo carico, magari quando stanno aggiornando i server, Harlem. Ogni tanto succede. Niente di che. Sono cose che possono capitare. Mi piacerebbe prendere l'acqua. Per averne una di più, prendiamoci una sigarettina che magari fa passare la depressione a qualcuno. Questo dovrebbe essere il rumore della finestra. Ah, cavolo. Non ho i grimaldelli. Allora, qua dovremmo aver ucciso tutti. Infatti non mi sembra ci sia nessuno. E dai, cavolo! Niente, chat, mi devo sempre portare dietro gli attrezzi. Cioè, non possiamo proprio farne a meno. Che devo fare tipo dei piedi di porco, grimaldelli. Questo qua sotto dovrebbe essere un topo. Vediamo se riusciamo a vedere che c'è in giardino. Cavolo, ci metteremo un'eternità a scavare questa cosa. Ho capito, il grimaldello, la pala, cioè quanta roba ti devo... È che poi torno con poca roba via aerea, è quello il problema. Torno veramente con poca roba. Ah. Non lo so se conviene ritornare qua per aprire un armadietto. Ciao Allu, buonasera, ben arrivato, ben arrivato. Ciao Nobby, buonasera anche a te. Come la va ragazzi? Com'è andata questa giornata? Ok. Speriamo di trovare qualcosa. No, Hold, te già te l'ho chiesto. Ti stai trollando. Abbiamo trovato un tubo, chat. Non abbiamo trovato un tubo. Hai fatto bene, case. Tanto questo sicuramente sarà... bloccato. Niente, non abbiamo trovato nulla di utile. Non so se faccio a tempo. Sì, quello lo fa via aerea. Non so se faccio a tempo con l'orario. E che vedete in alto a sinistra c'è l'orologio. E se si riempie al massimo
arriva il giorno e rimangono bloccati mezza giornata per tornare indietro. Perché non faccio a tempo, chat. No, non faccio a tempo. Forse sì. Forse sì, dai, scava! Cos'è questo? Vai, va bene così. Corri. Ok. Mamma mia. Pelo pelo. Pelo pelo. Ah. Pablo si sente molto meglio. Ok, per fortuna. Quindi, ha fame depressa stanca. Vabbè, mangia. Tu ti sei curato? Niente, questo è sempre molto stanco, ferito, depresso. Questo proprio. C'è niente da fare. Ah. Cioè, questa depressione non passerà mai. Cavolo. Dai, adesso fanno a vicenda. Si consolano a vicenda. Ma così non ha molto senso. Questo è ferito. Però decide di arrampicarsi invece di fare le scale. Io no, no, non ho parole, ragazzi. Produci la pistola. Sì, non ti lamentare, produci la pistola. Ah. Mannaggia, chat. Stiamo ridotti male. Ma in tutto questo non possono comunque sia sistemare un po' la casa? No? Ciao, cucina. No, no, scusa. Fumare mi farebbe stare meglio. Cioè, ma Bruno, ma che cavolo dici? Bruno, ma che. Dai. Andiamo a parlare con Pavle. Andiamo a parlare con Pavle che è depresso. Ma sono tutti depressi.
Ma comunque stanno sopravvivendo, di che si lamentano? Non capisco. Cioè... tutto questo Mable è troppo per me. No, niente Mable, no, ma mangia Mable. Certo, era meglio cucinarlo. Però, niente, Bubble ancora non me lo fa usare, niente, non posso far nulla. Ah. Cioè, ho capito, Bubble è proprio andato per la tangente, ragazzi. Niente, Pavle deve dormire a letto. Lui deve fare la guardia e dobbiamo mandare lei a rovistare. Occhio di armi. Questo non posso andare. Bordello. Scambio possibile. Montagne di parti. Una limitata quantità di cibo. Magazzino. Montagne di cibo. Piccolo gruppo di banditi usa il magazzino come rifugio. Ospedale cittadino, mucchio di cibo. C'è stato un incendio e anche numerose incursioni di banditi. Nonostante tutto ciò continua a funzionare. Parte dell'ospedale ammette ancora pazienti e salva loro la vita, soprattutto grazie al dottor Jefimo, un noto chirurgo, che rimane fermo e mantiene gli altri in linea. Potremmo andare a ucciderlo. Casa tranquilla? Casa tranquilla, proviamo la casa tranquilla, ragazzi. Sentite, il giubbotto non lo porto, ragazzi. Quando tutto questo sarà finito. Ma questa casa sembra star meglio del rifugio dove stiamo noi. Non si sa mai, vedo il camino acceso. Infatti. Possiamo scambiare? Abbiamo già venduto tutto. Oh, posso entrare comunque? Mi sta seguendo? Mi sa che non li posso derubare. Ci ucciderete? No, no, no. Voglio solo vedere che cosa avete. Non vi voglio uccidere. Però se sembra che voi abbiate del cibo. La prego, chiami mio marito. Vi prego, non fate del male a mia moglie. Non si sente bene. Ho capito. Cioè.
proprietà privata. Perché si porta via queste cose? Sono no, ho capito. Cioè, io... Scusa, ho bisogno del cibo. Vi lascio lo zucchero. Come potete comportarvi così? Perché sono armato e tu non lo sei. Ecco perché. Vabbè, ma la smetti di seguirmi? Mi sta inquietando. Lei non ha coscienza. La ho, però... Devo sopravvivere. Tu oramai la tua vita l'hai avuta. Oh. E quindi... No, no, non avete venduto tutto. Nonno Bernard, siamo felici di sentire che vivere con tua zia inizia a piacerti. La guerra non ne fai così male. Mi hanno chiesto di non dirtelo, ma sta mettendo da parte della farina per farti quei biscotti. Dove sono i biscotti, Bernard? Bernard! Ah, le medicine per tua moglie, eccole. Le ho trovate. Per favore non prenda le medicine di mia moglie. Sì, vabbè. Allora, sentite, lasciamo il tabacco. Prendiamo le bende. Lasciamo le erbe. Prendiamo le medicine della moglie. Abbiate pietà, non portatelo via. Ma tua moglie non è neanche detto che guarisce con le medicine. Cioè... E che cavolo, Bernard, apri queste porte! Ma com'è che cattivo? È chiusa a chiave. Ah. Cioè... Che nascondete? Altre medicine! Ma siete carichi di medicine! No, signora fumi, le lascio una sigaretta. Ora devo andare. Addio. Ho portato cibo e medicine. Quella donna muore, suo marito non sopravviverà al dolore. No! Bruno ha litigato con Pavle? Bruno è morto! Bruno è stato ferito! La fine, chat! Chat, è la fine! Non me la fa usare! Non mi fa usare nessuno dei due! Vabbè, ma ho capito, va bene la depressione, chat, però... Cioè, questa depressione, cioè, si stanno lasciando morire. Va bene essere, però, così... Cioè, derubare quella coppia di anziani è stata l'ultima goccia, non ce la faccio più. No! Devi mangiare, devi dormire, dobbiamo andare a derubare altra gente. Pavle!
Ma cioè, chat, ma non. Cioè, capisco la crisi di coscienza, ma. Cioè, questi non mangiano neanche. Cioè. Può solo dormire. Pavle se n'è andato. Però a lei la posso usare. Ok. È rimasta solo lei. È rimasta solo lei. No! E ora? Perché se me ne vado mi rapinano. Non lo so, cioè può darsi. Avremmo potuto fare qualcosa per far rimanere Pable. E chi? Ah. Oh, forse è arrivato. Forse lui è un. Unisciti a me! No, che barattare! Mi serve gente, non mi serve baratto. Mi serve gente. Franco. Ti do. Ti posso dare anche un orsetto. Dai della legna. Ti posso dare anche una gemma. Ah. Ok. No, basta, va bene così. Chat, stiamo messi male. Chat, stiamo messi male. Forse sì, Gojira. Forse devo migliorare. Niente, che dirà che sarà depresso. Quando la nave affonda i topi scappano, significa che non ce la faremo? No, però forse lo posso creare. Cerchiamo di ma mandare. Ciao Cornelia!
Ma magari Pablo tornerà, ragazzi. Non so se ho le componenti per farlo, stack. Da comprare sigarette. Che posso distillare? Liquore. Ah. Siamo molto nei guai, chat. Kuma! Benvenuto nel Malamondo, grazie mille della sub, gentilissimo. Tanti carlini per te, Kuma. No, la posso fare la radio. La possiamo fare la radio. Vediamo un po'. Forse. Vuoi fare questa radio e smetterla di parlare da sola? Certo, cioè questi stanno vivendo qua dentro, però una pulitina gliela potevamo pure dare. Ma io non ci avevo mai giocato stack a questo gioco. Questa è proprio la prima partita che faccio. Tante cose le sto scoprendo piano piano. A causa della scienza della scarsità dei prezzi, le sigarette e tabacco sono diventati. Capolavori classici. Radio Meteo. Andiamo di qua. Ah, non la tiene? Lasciamo questa melodia. Vabbè, qu quanto ci mette a fare il vinello? Che così la facciamo ubriacare? Vabbè, lei comunque per 10 giorni può sopravvivere, chat. Cioè, quindi. Bevi. Bevi! Che passa tutto quanto! Oh! È passata la depressione, adesso ubriaca! Perfetto, fanne un altro! Di sicuro c'è qualcosa di più interessante da fare, intanto fai. Fai l'alcol! No, sei straia! Ma sei accasciata! Al suolo! Ubriaca, dormi a letto.
No, non c'è tanto da fare, chat. Qualcuno ha fatto irruzione. È stata ferita leggermente. Hanno preso alcune cose. Vabbè, non hanno preso tanto cibo, almeno quello. Leggermente ferita, postumi di una sbornia depressa. E che cavolo! Cioè... Dannazione! Ah! E poi è ancora depressa! Ma perché è depressa? Lavora! Tieniti occupata! Su! Tirati su! Reagisci, donna! Reagisci! Ok. Ora proviamo a riaccendere la radio. Cioè, si deve comunque. Dai, ce la possiamo fare. Scusate il disturbo, a volte la vita ha dei risvolti inaspettati. Sono un pompiere, ho trascorso la vita a salvare gente. Ora sono io che ho bisogno di essere salvato. La mia famiglia ha lasciato il paese, volevo andare con loro, ma la città è stata circondata e non ci sono riuscito. Mi fareste stare qui con voi? Sì! Vieni! Marco! Cavolo, sei ferito, Marco? Ciao, Davide! Ah. Dannazione. Devo... Ma le bende... Ah, mi serve... Mi serve il... quello per fare le medicine, ragazzi. Assolutamente. Datti un contegno. Datti un contegno. Vabbè, ma no, non la smette più. Forse devo ricliccare. Ah, no, ok. Adesso però è triste, non è più depressa. Allora. Devo creare questo. Mi serve della legna. Ok, allora. Andatevi a stendere tutti e due. Andatevi a stendere tutte e due. Così stanotte uno fa la guardia alle nostre provviste e l'altro lo manderemo in giro. Allora, leggermente ferita, lui è proprio ferito. Lui però può portare 15.
Allora, niente, lui facciamo fare la guardia e lei ha pure riposto mi di una sbornia. Cioè, la casa l'abbiamo vista, c'è l'ospedale, c'è il mucchio di cibo. Fare attenzione però, perché fare attenzione? Però qua c'è il gruppo di banditi. Fare attenzione. Proviamo, chat. Portiamoci 6 munizioni e il coltello. Qualcosa alla scuola? Questi sono proprio tutti armati. Ciao, non fare casini. Non fare stupidaggini, ok. Wow, questi sono super armati, chat. Questo lo prendiamo. Che vale tanto con lo scambio. Spazzatura. Qua è rubare. Ma mi vedono se rubo. Da qua. Non sembra che le serva il mio aiuto. Ah, ci dovevo andare con quello ferito. Ci sarei dovuto andare con quello ferito, chat. Sarei dovuto andare con quello ferito. Pensavo di dover scambiare cose. Ciao Paroz, buonasera, ben arrivato. Beh, non mi ha visto nessuno apparentemente. Come la va? Tutto bene? Se non mi vedono. Cioè, mi dispiace un pochettino rubare, però. Sei riuscito a sbloccare Giove e ti sei rotto un dente. Oh, cavolo. Mi dispiace, Paroz. A lui scambia. Queste mi servirebbero. Posso dare. Non lo vuole l'orsetto? Allora non mi interessa. Pensavo volesse l'orsetto. Andiamo a rovistare qua giù. Che mi servirebbe del legno e delle parti per costruire altre cose. Ah, forse così non mi vede.
Qui non c'è niente. Niente. Cavolo, chat, devo costruire assolutamente. Devo assolutamente costruire la postazione per creare le cure. Mi serve assolutamente. Altrimenti. Cavolo. Vediamo qua. Pende, perfetto. Ok. Vediamo bene. Dovrebbe andare bene. Abbiamo trovato cibo, abbiamo delle bende. Qualche giorno riusciamo ad andare avanti. Ah, sono contento. Unisciti, è molto utile il clan, Paroz. È molto molto utile. Lei è ancora ferita? No, è solo fame, triste e stanca. Ok. Perché che ho fatto, Sein? Sto cercando di farli sopravvivere. Sto cercando di farli sopravvivere. Rubo negli ospedali. Ma prendere in prestito? Adesso rubare. Rubare è un parolone. Cioè, ho preso in prestito degli oggetti che loro non stavano utilizzando, no? Rubare. Beh, una volta che ne avrò fatta per noi, se in caso dovesse avanzare. Oh, chi è? Chi è? Che vuoi? Grazie al cielo siete qui. Un colpo di mortaio ha colpito un caseggiato lungo la strada e ci sono le persone sepolte fra le sue macerie. Vi prego, aiutatemi a tirarli fuori. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Improvviseremo un ospedale di fortuna per i feriti a casa mia. Ho dei letti e del materiale medico. Mi aiutereste? Sì, dai. Che dovevo fare, chat? Se no poi mi dite che sono cattivo. Deve per forza far la guardia. Qualcuno ha cercato di derubarci. Devono avere più paura di noi. Così siamo riusciti a tenere la barra. Per fortuna eravamo tutti armati. Nessuno di noi è stato ferito. Gli aggressori non hanno rubato niente.
Certo abbiamo sprecato 3 proiettili, però. Ha fame, triste, molto stanca. E che cavolo. Ah, ha fame, leggermente ferito. Qua. È dura, chat. È dura. Cioè, Bruno si chiamava. L'abbiamo perso, che è morto. Pable se n'è andato. Cioè. Povero Bruno. Il gatto, per fortuna non ce l'avevamo il gatto. Per fortuna. Prendi un gatto e ci manca solo il gatto. Manca solo il gatto, guarda. Lavori classici. Radiometeo. E qua niente. Trovo solo radiometeo. Non la voglio sentire radiometeo. E neanche capolavori classici. Ah, andiamo a prendere questi, va. Poi lei la mandiamo a dormire, ragazzi, perché se no ci servono risorse. Oh, c'è gente. Ho portato qualcosa da barattare. Forse ha delle bende. Vediamo. Ok, speriamo. Servono assolutamente delle bende. Ecco, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Vediamo un po'. Non ha bende. Ah no, ha bende. Ha veramente tanta roba, chat. Allora ti do l'orsetto. Poi ti do. Più che altro, se riuscissi a prendere tutto questo legno e queste parti. Però che gli posso dare in cambio? Perché apparentemente vale molto. Forse gli posso dare dell'alcol? Perché ok, allora posso fare così. Lo zucchero dice che è comune, ragazzi. Non so se questi valgono troppo.
Questo vale ancora di più. Vediamo un po' se... No, ok. No, no, avete ragione. Apparentemente bastava. Quanti proiettili ha? Un proiettile? Ok. Forse riesco a crearlo, quello per la... per creare le medicine, ragazzi. Perché l'alcol alla fine ne posso far tanto perché vale molto. Lo riesco a creare. Ok. In cucina non c'è più, non c'entra più niente, vero? Mettiamo a fianco al distillatore di alcolici. Lei però dovrebbe riposare, che stanotte deve fare la guardia. Che se no non ce la facciamo. Cioè, in verità potremmo lasciarli tutte e due un giorno a casa. Cioè, cibo ce l'abbiamo, l'acqua ce l'abbiamo. Alla fine, che cos'è questo? Alcol puro. Cioè, per le bende serve l'alcol puro, ragazzi. Facciamone. Ne posso far solo due? Perché? Ah, per l'acqua. Beh, finisci questo, poi vai a riposare. Tanto quello poi si fa da solo. Ok, ora puoi andare a riposare. Però apparentemente la musica, ragazzi, non fa molto. E allora lei de deve dormire. Lui può fare la guardia. Come ha una ferita profonda? Ma che cavolo? Niente, no, non riesco a farlo. Da leggermente ferito è ritornato a ferito. Scusa, ma... Cioè, no. Che questo fa il liquore, non fa alcol puro. Cavolo! Perché l'alcol puro non lo posso fare. Quello è il problema. Questa non si può potenziare. Niente, lo posso mandare...
Dopo posso andare all'ospedale. Forse la chitarra poteva aiutarci. Ah, servono i pezzi rotti di chitarra. L'unica cosa che posso fare. Allora, facciamo così. Niente, purtroppo devo. Dai, come sta? Ha solo fa. Ah, però è guarita da completamente da tutto. È completamente guarita da tutto. Purtroppo mi serve. Ah, ho finito l'acqua. No, resta, no, resta qua. Ho finito l'acqua. Dovrei avere del filtro, infatti. Dannazione. Cioè, potrei mangiarmi la carne cruda, ma non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso. No, questo non si può potenziare, ragazzi. La distilleria. Cioè, forse potenziando i banchi da lavoro. Perché di solito compare, vedete, la freccetta vicino. Quando vuoi potenziare le cose. Forse posso creare qualche altra cosa migliorando il tavolo da lavoro. Ma tanto non hai materiali. Allora, sentite. Diamogli da mangiare la carne cruda. Tu per adesso non mangi. Poi lei stasera gli facciamo fare la guardia. E lui lo mandiamo all'ospedale. È l'unica cosa. Allora, tu fai la guardia, tu rovisti, lo mandiamo all'ospedale e proviamo a portarci dietro qualcosa da barattare, tipo una di queste, una di queste. E speriamo bene. Gli facciamo prendere tutto. E speriamo che lo riescano a curare. Chi è questa? Qua sotto il dottor. Forse lui. No, lui non è un dottor. Ah, eccolo. Ah. Però l'ha solo bendato. L'ha solo bendato. Il che è un problema, chat. Se vado da un altro dottore mi cura due volte. Abbiamo pazienti in condizioni più gravi, ma come ti permetti? Ah.
E niente ragazzi, speriamo di riuscire a recuperare. Perché me le vorrei tenere quelle medicine, Zane. Cioè le ho portate perché non sapevo se mi curavano gratuitamente o se volevano qualcosa in cambio. Ok, vediamo se possiamo cucinare. Però sì, se servirebbe. Non è più ferito, è vero. È vero. Ci servirebbe. Servirebbero delle risorse base per potenziare un po' le cose. Oltretutto, vedo che inizia a far freddo. E ci serve legna. Dobbiamo andare a prendere legna. Dobbiamo. Cavolo, ho rifinito l'acqua. Ah, non so se ho un altro filtro. La stufa già l'ho fatta, però non ho la legna. La stufa sta qua sotto. La stufa l'ho fatta, ma non ho la legna. Lo so che hai fame, sto. Dobbiamo preparare l'acqua. Mamma mia, quanto si lamentano però, chat. Cioè, non gli sta bene un tubo. E quello ha fame, e quello è depresso, e quello beve troppo, cioè, che cavolo. E io sto cercando di fare del mio meglio, ma si lamentano tutti, non gli va bene niente. Toh, riposati intanto che qua si prepara. Dovrebbe scaldar tutto, credo. Cioè. Qui non sta mai bene nulla a nessuno, chat. Uno sul serio, tenta di fare il possibile. Tenta di aiutare. A proposito di freddo, aspettate. Fatemi mettere un maglioncino. Ho freddo. Via. Anche qua è iniziato a fare freddo. Ok. Ah. Ciao Ghicione! Ah, tu sei arrivato adesso, Ghicione? Col baglione in casa. E fa freddo, Dedalo. Sei arrivato ora, Ghicione? Giusto? Tu non hai visto prima? Se sei arrivato adesso. E va benissimo, sta andando molto bene, non abbiamo avuto nessun tipo di problema. E come puoi vedere abbiamo costruito, abbiamo fatto tante cose, sono tutti in salute. Ma a cane gli piace il freddo, odia il caldo. Sono io però che mi muoio di freddo. Ok, andiamo a cucinare. Ti serve del cibo, ce l'abbiamo il cibo. No, dai, ne serve un cibo. E niente, dai, ma mangia crudo. Che devi fare? Che dobbiamo fare, chat? Mangerà crudo. Ok.
Quindi, allora, tu fai la guardia. Allora, il bordello che dice: una limitata quantità di cibo, un mucchio di medicine, montagne di armi, montagne di parte, scambio possibile pericolo. Magazzino. Un mucchio di cibo, una limitata quantità di materiali, un mucchio di medicine. Mi serve un posto dove ci sono tanti materiali. Che tutte queste cose non le posso vedere. Accessibile a casa degli scontri. Niente, l'unico è questo qua, il magazzino. L'unico è il magazzino, chat. Ok. E vediamo. Speriamo bene. Speriamo bene, chat. Non lo so. Il nostro Marco potrebbe fare una brutta fine. Appunto. Dobbiamo andarcene a cercare legno. Ogni giorno saremo al mercato a mezzogiorno. Questi sono tutti e due armati. Facciamo chat. Un bel casino. Un bel casino. Eh già, Dedalo. Nessuno, Ghicione. Nessuno. Sopra. Questo posto è gigantesco. Sembrano essere solo due, però. Andiamo a vedere sotto. Ah.
Non è roba molto utile. Cavolo, qua... Ho dimenticato di chiudere la porta. Ho dimenticato di chiudere la porta, chat. Ah. Dannazione, ora. Quindi devo praticamente richiudere le porte, altrimenti se ne accorgono. Ah, non lo sapevo. Però ha senso. Ok. Non so se... Dite che se ne accorgeranno? Beh, ma stanno ai piani di sopra. Niente, devo andare via, chat. Poi ci possiamo tornare. Però per adesso devo andare via. Ok. Uff. Vabbè, dai. Cioè, abbiamo recuperato altre armi. Non lo so, Gojira. Cioè, non so se dopo 8 giorni finisce. Siamo stati attaccati durante la notte. Qualcuno ha cercato di derubarci. Una banda di ladri incalliti. Ma ci hanno feriti appena. Per fortuna eravamo tutti armati. No. Oggetti rubati. Ci hanno rubato l'acqua e del cibo. Leggermente ferita. Leggermente malata. Non so quale gli serve. Ciao Snow, buonasera. Non so quale dei due gli serve. Andiamo un po'. In cura, ok. Per leggermente ferita, ragazzi, non penso di poter far nulla. Purtroppo. Lo stesso per il cibo, perché non ho trovato... Non ho trovato acqua. Cioè, forse posso fare un filtro, però non... Cioè, me l'hanno pure fregata l'acqua. Il problema è quello. Non stiamo messi bene, chat.
Non stiamo messi bene. Siamo messi molto male. Un filtro lo posso fare, però usiamo le parti che in teoria vorrei utilizzare. Ah, niente, ci serve il cibo. Non posso fare altrimenti. Perdo appena un po' di sangue. Appena un po' di sangue. Molto bene. Mi fa piacere. È quella di default, Gojira. Cioè ho lasciato, come prima partita ho lasciato tutte le impostazioni default. Ok. E in cambio ti do l'alcol. Ti posso dare dello zucchero. Ok. Poi mi prendo gli altri materiali. No, lo zucchero non lo voglio. E che altro hai? Queste sette di legno. Cavolo. Ok. Vediamo ragazzi se posso far qualcosa, perché sennò. Allora, tu intanto vai a riposare. Questo per coltivare le verdure. Ah, è questo. Ah no, distillare alcol. Ah. O lo potenziamo. Coltivare al chiuso e miscelatori da usare. Produciamo il laboratorio avanzato, ragazzi. E vediamo. E vediamo un po'. Se magari con quello riusciamo a fare qualcosa. Distilleria di spiriti, eccola qua. Cos'è questo? Un termostato? Un miscelatore? E una lampada termica? Cioè, piano piano miglioriamo, ragazzi, però veramente piano. Che altro servirebbe un'altra persona?
Ne abbiamo solo due. Chissà perché. Chissà perché, chat. Come è piuttosto freddo? Sono 14 gradi, dai. Freddo. Tu. Lo streamer. Non è vero! Non è vero! Vai andato a prendere le sigarette, Pavel. Adesso torna, chat. Ora torna, Pavel. Non vi preoccupate. È solo andato a prendere le sigarette. Tranquilli. Ora torna. Fidatevi. No, allora, c'è stato... Allora, intanto secondo me Pavel l'ha fatta un pochino troppo lunga, ragazzi. Cioè... Almeno è caldo, è un topo morto. Fai te. È caldo significa che è morto da poco. Cioè... Ah no, aspetta, vai qua. Ok. Io devo capire perché mettono i filtri con il martello, ragazzi, però... Ok. Ah. Ce la possiamo fare, chat. Ce la possiamo fare. Fidatevi, fidatevi. In cura, leggermente ferita, bendata, stanca. Ah. Ok. Ok, allora, Marco, vai a dormire. Ma si sono scambiati il letto durante la notte? Nell'altro, è vero, nell'altro aggiustavo la tenda con la saldatrice. Hai ragione. Però non sono più depressi, dai. Poi lei si è curata. Dai, sta andando bene, su. Ce la stiamo facendo, chat. Non mi dispiacerebbe prenderne un'altra porzione, ma che ingorda! Che ingorda! Ma 10 gradi, vabbè, dai, 10 gradi. Maglioncino, un paio di felpe. La copertina. No, ha fame, mamma mia, cioè è incontentabile questa. E prima era depressa e poi ha fame. I feriti sono guariti e tornati a casa, però uno di loro ha ancora bisogno di pende, io non ne ho più. Ne avreste qualcuna? Magari più tardi? Perché le bende non le posso fare. Bende purtroppo non le posso fare. Perché mi serve questo e mi servono 20 componenti. E purtroppo non ne abbiamo. Ciao Vincenzo, buonasera, ben arrivato.
Purtroppo non abbiamo i componenti, chat. Ma di solito vengono senza niente Gojira, no? Perché lo sanno. Lo sanno che io sparo bicista. Dannazione. Lo so, si sta preparando l'acqua. Ah, quello che fa lo scambio. Ah, non lo so. Ah, perché non mi fa mettere le armi qui, Gojira? Poi oggi alla brace era agnello buono. Dai con quest'acqua. Ah. Su. Avanti. Dai con l'acqua. No, niente, rip. Ta-na-na. Ta-na-na. Ok, tieni, dai, fatti la seconda porzione. Ingorda. Ok. Va bene, vatti a riposare. Ah, ma guarda te. Cioè, allettante, ma non c'è tempo per sdraiarsi. Non c'è nulla da fare. Allora, quindi tu fai la guardia. Tu vai a rovistare. C'è la chiesa che è nuova. Un mucchio di parti. Fare attenzione. C'è anche la casa bifamiliare. Un mucchio di cibo. Montagne di armi. Pericolo. C'è anche l'avamposto militare. Cantiere edile. Andiamo al cantiere. Andiamo al cantiere, ciao. No. Ok. Sedici munizioni dovrebbero bastare. Speriamo bene. Prima della guerra volevo comprare un appartamento qui nel cantiere. Oh sì, tanta roba, chat. Tanta roba. C'è gente. Cavolo. Ottimo, chat, ottimo. Ottimo. Possiamo prendere tanta roba senza dover andare sopra, mi sa. Cioè, le parti di arma non mi servono tantissimo. Che altro mi servono? Se riesco ad andare
Questa porta è sbarrata da questo. Come faccio ad arrivare? Ah no, ho capito, mi sa. Sai che devo passare da qua. Devo passare da fuori. Salire da qua e risalire da dentro. Cioè non so neanche se c'era bisogno. Guardate la roba. Ma è zeppo. Devo stare molto attento con l'orario, perché questo posto è gigantesco. Allora, là sopra c'è qualcuno. Oh! Oh cavolo! Oh cavolo! E ora? Dove saranno finiti quelli? Ok, ho finito lo spazio. Devo uscire. Devo cercare la maniera per uscire, Allu. Non è semplice. Piano piano. Sperando di non far troppo rumore. Dovrei riuscire a uscire da qua. Da qua. Vediamo. Ok. Via. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Però ce l'abbiamo fatta. No! Ah. È stata ferita un'altra volta. Da tornarci, sì. Da tornarci. Lo posso creare? E
Lo possiamo creare chat finalmente. Dai, quanto è ferita? Leggermente ferita. Qua è un vero problema questa cosa dei ladri, ragazzi. Cioè, continuano ad arrivare in continuazione. Non so come fare. Non so proprio come fare. No, non è proprio accesa la caldaia, Allo. Oggi è proprio la prima volta che l'accendo. Ok. Sta salendo la temperatura? Sta salendo. Piano piano. Ok, quindi ora per fare l'alcol puro ci serve l'alcol normale. Che non posso fare perché mi serve l'acqua. Ah, posso farle, però consumo legno. Il legno mi serve per fare tutto il resto. È quello il fatto. E cavolo, questo non lo posso fare. Cioè, la barricata si fa con questo. Mi servono anche le parti per far la barricata. Andiamo a vedere che dice. Posso stare qui con voi? Roman. Grazie per... Roman... No, Roman è molto... Lo vedo un po'... mezzo trucido, mezzo emo. Grazie per avermi aperto. Sto cercando un posto in cui nascondermi per un po'. Sono stato chiamato alle armi dai ribelli. Ma non volevo uccidere i miei fratelli, così sono fuggito alla prima occasione. Se mi prendono, sono spacciato. Fatemi stare con voi. Vieni, Roman. Questo è di Lucchino. Oppa, Roman. Abile combattente, malato e stanco. Ah, Roman, e che cavolo? Cioè, sei appena arrivato e sei malato? Che cavolo? Ha fame, stanco. Lei è ferita. Ah. Almeno non ha fame. Devo creare poi un altro letto. No, no, no. Roman, vai a dormire. Devo creare un altro letto, ragazzi. Ah già, serve l'alcol normale, mi dimentico sempre. E... Ah, l'acqua ancora non l'ha preparata? Ce l'abbiamo la cucina, il problema è che ci serve tanta acqua, Vincenzo, per la cucina. E poi dobbiamo provare a migliorare la caldaia. Perché
Pronta l'acqua, ok. Ma ragazzi, costano talmente tante risorse fare le cose. Poi le stesse cose vengono usate per più oggetti. Tipo che vi posso dire, il legno serve sia per creare il carburante, sia per costruire oggetti. Le parti meccaniche servono per fare i filtri, per il depuratore dell'acqua, servono per costruire oggetti. Cioè, tutto serve per far più cose. Quindi ce ne servono veramente, veramente tante. Tipo l'acqua ci serve per cucinare, però adesso dobbiamo fare l'alcol per poi fare le bende. E quindi l'acqua la dobbiamo utilizzare per far l'alcol e non per cucinare. Ti possiamo far mangiare il cibo crudo per adesso. L'unica cosa che gli posso far fare, purtroppo. Peccato non sia cotto. Ho capito. Ah. Questo c'è. Ogni settimo giorno arrivano gli zombie, no? Ok. Mi sa che non faccio a tempo. Vabbè, lui lo rimandiamo. Marco lo rimandiamo al deposito. Allora, Roman, fai la guardia. Lei dorme a letto e lui rovista. Al cantiere edile. E gli rimettiamo questo, il fucile, gli diamo 12 proiettili e un coltello. Abbiamo anche aperto la scorciatoia adesso, ragazzi, da qua. Quindi dovrebbe essere tutto più facile. Speriamo. Mi servono veramente tanti oggetti. E qua c'erano i soldati, ragazzi. Storie. Cavolo, ci stanno a fare i soldati nel cantiere? Cioè. Soldati nel cantiere cantano. Ah. E niente, lasciamo l'orsacchiotto, questo, e prendiamo il legno e queste parti. Niente, dobbiamo. È finito. Abbiamo finito, ciao. Ciao, Cancan. Buonasera, ben arrivato. This war of mine. Non si può, Gojira. Solo una persona può andare. Ah, è stata una nottata tranquilla. Ok.
Lei è ancora ferita? No, in recupero. Allora. Quindi. Gradi. Dobbiamo potenziare assolutamente. La caldaia. Fare dei filtri. Cavolo, ci mancano le parti. Mancano le parti, ragazzi. Dannazione. Allora, posso fare. Intanto facciamo uno di questo. Lo so. Lo so. È una brutta situazione. Devo andare a recuperare altre cose al cantiere. Vabbè, cerchiamo. Ho un terribile mal di testa. Ho capito. Lo so che sei malato perché fa freddo. Non mi va di utilizzarlo. Cavolo. Niente, dobbiamo utilizzarlo per far fuoco. No, non li coprono. Ah, Luca. Non li coprono. Purtroppo. Ciao, cane! Che succede? Ti serve del cibo. Ho capito una cosa per voi. E il freddo, e il cibo. C'è qualcuno alla porta. Ehi, ho qualcosa che ti piacerà. Andiamo a vedere. Che hai? Che ha che mi piace? Ah, questi mi piacciono, sì. Mi piacciono e anche molto. Ti posso dare in cambio. Vuoi una pistola? Non basta la pistola. La pistola non basta. Dammi la pistola. Ma scherziamo? La pistola non basta. È un pazzo. Cavolo. Cioè. Cavolo. Ti do la pistola, dai. Non basta, riprova. Oh. Ok. Quindi, posso migliorare la stufa? Ora. Oh. Possiamo migliorare la stufa. Ok, chat. Ok. L'avevo fatto prima, Allu. Ok. Ok. Facciamogli prendere le medicine.
Ah, ok. In cura. Allora, Roman, tu vai a dormire. Tu, Marco, produci acqua. 17 gradi, chat! Chat, 17 gradi! Ok. L'unica maniera per scoprirlo, Cancan, è quella di restare qui con noi. Quindi, possiamo fare l'alcol puro. Finalmente. Ok. Con l'alcol puro posso farle bende, finalmente. Ciao Ben, buonasera. Ben arrivato. Ora posso creare le bende. Ne posso fare due, facciamo due bende. Ah. E ora iniziamo a litigare con il cibo e l'acqua. Gradi ora, ragazzi. 15 gradi. Ma hanno fame tutti, vero? In cura, il recupero, stanco. Ha fame, leggermente ferita, il recupero. Si torna al cantiere. Perché più che altro ci servirebbe del cibo. Più che... e delle medicine. E dell'acqua. Il problema dell'acqua, ragazzi, è che... ci vuole tantissimo per distillarne veramente poca. Il problema è quello. Non ho fatto a tempo. Allora. Ha fame, leggermente malato, in cura. Fai la guardia. Dormi a letto. Rovista. Cantiere è rimasto un mucchio di medicine. Però dice che c'è anche del cibo. Vediamo il cantiere, dai. Vediamo il cantiere, ragazzi. Proviamoci. Ma non mi fido, Sein. L'avevo visto che non diceva più pericolo, però non mi fido. Lo so, mi mangio gli spazi, ma meglio preferisco, cavolo, mangiarmi gli spazi e dover fare un viaggio in più.
piuttosto che perdere un personaggio. Perché con due personaggi si arranca. Tre è il numero giusto. Cavolo, qua serve la cosa per segare le sbarre. Guardate la roba che c'è qua dietro. Il problema è quello. Mi serve veramente... Chissà se si può creare qualcosa per aumentare lo zaino. Perché comunque ho visto che ci sono veramente tanti spazi. Che cavolo. Del cibo l'abbiamo trovato. Del cibo l'abbiamo trovato, ragazzi. Allora, lasciamo questi. Lasciamo le parti di arma. Prendiamo il legno. No, che ho preso. Ok, andiamo a vedere sopra. Purtroppo... Cioè, o ce la rischiamo quando non dice pericolo. Non lo so. È un bel azzardo. E che cavolo, è sbarrato anche là. È sbarrato anche là. E niente, chat. Cioè, non è che ci sia rimasto molto comunque. Alla fine. Quindi. Devo far la sega, Gojira. Devo costruire la sega. Ciao Massimo. Ma no, perché sta andando bene? Sta andando bene. Beh, cavolo. Ecco. Bene. Sta pure diventando più freddo. Ma come gli servono altre medicine? Ma ho appena... Chi è Bruno? Chi è Bruno? Ciao Immo!
Ah, non so di chi tu stia parlando. E chi è Bruno? Ah. Cioè, questo non riesco a capire come... Niente, non riesco a potenziare un tubo. Ma lei sta bene? Ah, ok, finalmente lei si è curata. È tutto congelato, meglio raccogliere un po' di neve e farla sciogliere. Sta arrivando qualcuno. Ciao di nuovo, che vuoi? Abbiamo bisogno di... tieni. Ma... Cioè, questi hanno fame, non sono depressi. Cioè, è quello il problema. Che alla fine non sono depressi. Penso di avere la febbre, farei meglio ad andare a letto. E vai a letto. Allora tu... Vai a finire di raccogliere la neve. Ah. Cioè, questo è arrivato malato e non lo riesco a curare. Ah. Ma c'è il riscaldamento. Ciao Dragon! C'è il riscaldamento! Cioè io no, non capisco, no, non gli sta neanche bene il riscaldamento! Che cavolo! Posso provare a mandarlo all'ospedale, ragazzi. Magari lo curano. È l'unica cosa che mi viene in mente. Vorrei cucinare per tutti, Paroz, però mi serve l'acqua. Prendendo la neve appunto per quello. Cioè non so come la vogliono far sciogliere, eh. Onestamente. No, non ne ho proprio idea. Non so, inizia a fare freddo. Ho capito. Cioè, la caldaia non scalda. Dovrò sciogliere la neve. Ma come la sciolgo? Perché se clicco qua, mette direttamente la... O posso creare qualcosa?
Non lo so. Non lo fa nel fornello. Forse devo migliorare la cucina per farlo. Perché di base non lo fa. Ah sì! Non avevo visto che era comparsa. Avete ragione. Ah cavolo, mi serve il filtro. Sentite, proviamo questa sera a mandare Marco all'ospedale, ragazzi, perché non so se no proprio come salvarlo. Ho finito le medicine, gliele ho date tutti i giorni, ma non recupera. Non riesce proprio a recuperare. Che è finito il tempo. Non ce la faccio a cucinare. Allora, tu fai la guardia. Tu fai la guardia. Tu rovista. No! No! Servono medicine, un mucchio di medicine. Cavolo. L'unica volta che non mi sono portato le armi, chat. L'unica volta che non mi sono portato le armi. Cavolo. Ah, non diceva niente.
Magari riesco a prendere uno. Stanno sempre insieme due bastardi. Stanno sempre insieme. Magari riesco a trovare un'arma. Cavolo. E poi più che altro sto anche perdendo un botto di tempo. Se solo si separassero questi due. Che non si separano, ragazzi. Stanno sempre insieme. Poi c'è questa che corre da tutte le parti. Quello è più tranquillo. Questa corre ovunque. Che non so se sopra ci sono altri posti dove nascondersi. Mi serve la roba, Allu. Mi serve la roba. Non me ne posso andare. Che cavolo, quella non si prende neanche perché va troppo veloce. Quello è il fatto. Ah, è rimasto pochissimo tempo. È rimasto pochissimo tempo. Cavolo. Niente, non posso mai andare senza armi, ragazzi. Mai. Nessuno di noi è stato ferito e gli aggressori non hanno rubato niente. Vabbè, lui come sta? Malato in recupero. Dai, ok. Grande problema è il cibo, il caldo, ragazzi. Quello è il problema. Ah, cavolo. Serve il combustibile.
La caldaia non so perché, ragazzi, non scalda. Forse va potenziata. Forse va semplicemente potenziata. Che non scalda. È un po' una fregatura. Perché ne posso cucinare solo due? Vabbè. Adesso pure lei è leggermente malata. Dice che devo buttare dentro altra legna. Forse hai ragione. Perché vedo che è sceso quando è sceso il... Hai ragione. Vediamo. Speriamo, ragazzi. Ma a casa non serve tapparla, dice solo per le incursioni. Quindi non so. Niente, qua serve il filtro. Ma pensavo anch'io. Era una delle prime cose che volevo fare, chiudere tutti i buchi, fare le scale, rimetterla in sesto. Ma non si può fare. Niente, ma massimo è 6. Però non lo fa fare, ragazzi. Però più di 11 no, non va. Sì, è salita fino a 11. Serviva solo più combustibile. Niente, a questo punto Marco questa sera lo faccio arrestare qua. Perché manca l'acqua, manca l'acqua. Vediamo se loro due riescono a recuperare. Vediamo un po'. Servirebbe pure un altro letto, ragazzi. Servirebbe pure un altro letto. Dall'inizio del gioco che volevo costruire un altro letto. Però mancano sempre oggetti. Lo facciamo sedere là. Che dobbiamo fare? Allora, dormi a letto, dormi a letto e fai la guardia. Malato in recupero, ha fame, ok. Lei è guarita, chat. Lei è guarita. Lui deve andare a dormire. Va bene, allora facciamo così. Per questa sera, ragazzi, fermiamoci qui. Perché abbiamo fatto, come al solito, 6 ore questa mattina, 3 orette questa sera.
Allora ragazzi, noi ci vediamo come sempre domani mattina intorno alle 8. Grazie tantissimo a tutti quanti della compagnia, grazie delle chiacchiere, siete stati gentilissimi come sempre. Io vi lascio in compagnia dell'ottimo Turbone e ci vediamo domani mattina. Grazie ancora a tutti e ciao ciao!